Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andremo a fare una carrellata di prelievi su svariati siti ed app che nel tempo vi ho presentato nel mio canale. Ricordo che tutto ciò che vedrete in questo video è assolutamente gratuito e appunto nel tempo è stato presentato nel mio canale. Quindi se siete interessati ad un sito o ad un'app in particolare che vedrete in questo video, potrete tranquillamente ricercarvi il video o i video specifici in cui ne ho parlato. Vi basterà semplicemente appunto recarvi sul mio canale, quindi usare la lente di ingrandimento, scrivere qui l'app o il sito a cui siete interessati e quindi appunto ricercarvi il video o i video in cui in passato ne ho parlato. Detto ciò, iniziamo da Tserfast. Qui saremo pagati in rubli su Paire, quindi vado sull'icona della mano con i soldi. Come vi dicevo, andrò a prelevare dei rubli su Paire. Attualmente ho 50,34 rubli, quindi seleziono Paire come motore di pagamento e proseguo col mio prelievo. Continuo con surfe.b, che è questa barretta pubblicitaria che spesso vedete scorrere nei miei video. Attualmente nel mio balance ho poco più di $1,28, quindi clicco sulla voce Withdraw Funds. Anche in questo caso vado a scegliere Payeer come motore di pagamento. Mi sarà preso un centesimo in commissioni, quindi effettivamente mi arriverà $1,27. Continuo col prelievo. Passiamo a SFAUSET, dove ho poco più di 5 Stellar che vado a prelevare su Coinbase perché non ho tasse di prelievo. Quindi indico la quantità da prelevare, la mia email di Coinbase e il codice di sicurezza a due fattori. Vado a prelevare anche da Adolo Empire, anche in questo caso prelevo Stellar su Coinbase, ho 30.000 punti, quindi posso prelevare 3 dollari in Stellar. Prelevo anche da Uphold, quindi tutto ciò che riesco a guadagnare da Brave. Attualmente ho 21,66 euro che andrò a prelevare in XRP sul mio account Coinbase. On again abbiamo poco più di 38 dollari. Richiedo quindi il pagamento in Bitcoin. Quindi indico in questa sezione il mio wallet Bitcoin sul quale desidero ricevere il pagamento e continuo. Continuo con Bituro sul quale ho 1448 punti, quindi riesco a prelevare $1,45 in Bitcoin su Coinbase. Future Points ho 3371 punti, quindi riesco a prelevare 5 dollari su PayPal. Clip Claps qui abbiamo $20,35, quindi preleviamo 20 dollari su PayPal. Bill abbiamo 15 euro che andiamo a prelevare sul conto corrente. Faucet Pay, dove ho poco più di 89 Dogecoin, equivalenti attualmente a $28,17. Prelevo anche da CryptoTab, questo fantastico browser, questa quantità di Bitcoin, oltre 15 centesimi di Bitcoin, che attualmente equivale a oltre 700 dollari. Ed infine Simcash, dove ho poco più di 151 euro, che andrò a prelevare in Dogecoin. I pagamenti sono tutti arrivati tranne che per Future Points e Clips Claps. Andiamo quindi a vedere cosa è successo su queste applicazioni. Io in questo momento sono su Future Points, come potete vedere questo è il pagamento di 5 dollari che ho richiesto su PayPal. Semplicemente mi è stato detto che per ricevere questo pagamento ci vogliono 90 giorni. Come potete vedere l'ho richiesto 9 giorni fa, me ne restano da aspettare 80. Quindi per continuare a fare il video ho ritenuto opportuno non aspettare tutto questo tempo e mettere almeno per adesso questa applicazione come non pagante. Mentre per quanto riguarda Clip Claps la situazione è un po' più antipatica. Il pagamento mi è stato addirittura rifiutato per presunte azioni irregolari. Io sinceramente ritengo di non aver assolutamente fatto nulla se non giocato ai giochi che si presentano all'interno dell'app e visto i loro video. Non ho fatto assolutamente altro, quindi non capisco quali possano essere queste azioni irregolari. Tra l'altro ho chiesto al supporto che devo dire mi ha risposto anche in maniera, a mio parere, un attimino spicciola. Mi ha risposto via email, mail che adesso vi faccio vedere per completezza del video. Come vedete, alla mia richiesta del perché mi è stato negato il pagamento di 20 dollari su PayPal, loro in modo molto semplice, molto sbrigativo, devo dire a mio parere molto antipatico,
rispondono di consultare la sezione delle FAQ e che al suo interno molto probabilmente avrei trovato la risposta alla mia domanda. Beh, se così fosse, se fossi riuscito a cavarmela da solo, sicuramente non avrei avuto il bisogno di contattare loro, di contattare l'assistenza. Quindi trovo questa modalità di Clip Claps assolutamente da bocciare, quindi pollice in giù per questa applicazione. Detto ciò, andiamo anche a vedere le prove di pagamento di quelle situazioni che mi hanno pagato, iniziando da ES Faucet. Come potete vedere, oltre 5,5 XLM Stellar ricevute su Coinbase. Adol Empire 3 dollari in Stellar ricevuti sempre su Coinbase. Questo è il pagamento in XRP su Coinbase ricevuto da Uphold, quindi da Brave. 15 euro sul mio conto corrente ricevuti da Bill. 1,47 dollari in Bitcoin ricevuti da Bituro su Coinbase. Poco più di 50 rubli ricevuti su Pair da TetherFast. 1,27 dollari sempre su Pair da Surf.b. 150 euro ricevuti in Dogecoin sulla mia Ledger da Simcash. Pagamento in Bitcoin ricevuto da Onegain, Dogecoin ricevuti da FawcettPay ed infine il grande pagamento in Bitcoin, la grande soddisfazione di CryptoTab. Ho messo su una semplicissima tabella in Excel riportando a sinistra tutti i siti e le app che abbiamo visto nel video con i relativi pagamenti ricevuti e non. Ho indicato 0 dove non ho ricevuto il pagamento, per comodità tutto convertito in dollari, per un totale di quasi 1000 dollari completamente gratuiti. Adesso già so che molti di voi diranno: beh, tu hai un canale YouTube, sei seguito da un po' di gente, fai rete, fai ref, quindi per te è più facile raggiungere certi risultati. Sicuramente essere seguiti da una community, quindi avere una rete, è importante, fa la differenza in questo campo. Per questo motivo più volte ho detto che ammiro quelle persone che decidono di mettersi in gioco, di darsi da fare, quindi semmai di aprire dei canali YouTube oppure dei canali o dei gruppi Telegram. Però capisco anche quella gente che non ha voglia di come dire, perseguire questa strada oppure semplicemente non ha tempo. Semmai per tutta quella gente che si trova in questa situazione, ho deciso di darle una mano. In che senso? Come ben sapete, alla fine dei miei video vado a proporre, vado a parlare di quei posti, tra virgolette, dove potete trovarmi, tra cui una pagina Facebook. Beh, ho deciso di eliminare quella pagina Facebook così com'è nata a favore di una nuova. Quindi ho creato, appena creato, un gruppo Facebook libero dove ognuno può pubblicare le proprie idee, i propri ref link. Molti di voi mi propongono delle situazioni e mi chiedono dove contattarmi per propormi quelle situazioni. Bene, questo è il luogo adatto. Qui potete pubblicare tutto quello che volete. Questo sicuramente vi aiuterà l'un l'altro a creare la vostra rete, quindi sicuramente ad aumentare i vostri guadagni. Questo è un modo, come dire, da parte mia per aiutarvi ad espandere, per aiutarvi a crescere, quindi anche a crescere dal punto di vista dei guadagni. Questa è la pagina, questo è il gruppo. Vi lascerò il link di riferimento in descrizione al video tra i tanti, nel quale, come vi dicevo, potete fare il vostro bel post, pubblicare tutto quello che volete, così da crescere, da provare ad accrescere la vostra rete. Attualmente c'è solo un membro, sono io, ho appena creato questo gruppo. Su questa pagina potete fare tutto quello che volete, quindi datevi da fare, dateci sotto, create i vostri bei post e usate questo gruppo nel migliore dei modi. Detto ciò, in chiusura, come sempre, vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando, like e video fanno sempre piacere, danno la forza di andare avanti e sostengono il canale. Ricordo che potete trovarmi anche sulla mia pagina Library, nel gruppo Telegram ed infine nell'ultimo gruppo appena creato Facebook. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.